Bentornati in un altro blog del comico K3. Qui è K3. Ho gesticolato tantissimo, sembra che sto facendo qualcos'altro, però non sto gesticolando troppo, dai. Il comico gesticolava più di me. Comunque, non mi ricordo cosa dovevo dire. Sì, perfetto, ho capito cosa dovevo fare. Allora, innanzitutto dovevo fare, diciamo che questo video qui lo capirete dalla recensione, perché probabilmente scriverò il titolo del video riguardante quello che andrò a fare. Quindi, recensione delle Wesche Chomers by Razza. Razza, non è Razza Ghul, l'amico del comico, della setta delle ombre, che il comico se lo prende nelle ombre, nel culo, vabbè, lì, ma è un rapper, penso di sì, perché di solitamente sono tutti rapper, anzi, adesso sai cosa facciamo, andiamo a cercarlo, perché io sinceramente non so neanche chi è sto Razza, non l'ho mai sentito, adesso magari sarò scandaloso io, ma non l'ho mai sentito. RZA, vediamo un po' chi è, Wikipedia, è un rapper, lo sapevo, sono tutti rapper. Ok, Wikipedia non sbaglia mai, anzi, sbaglia anche troppo. Perfetto. Comunque, un rapper, anche lui ha fatto delle cuffie e via, tutti fanno cuffie, 50 Cent, Dr. Dre, Eminem le aveva fatte, ma in collaborazione con Dr. Dre, però non erano by Eminem, vabbè, fa niente, comunque sia. E comunque sia, li fanno tutti. Vabbè. Delle West by Razza, unboxate precedentemente dal mio socio, il comico, che adesso non so cosa sta facendo, probabilmente da qualche parte a pomparsi, possibile, e che secondo me, secondo me meritano anche più delle solo HD, e vi spiegherò anche perché, prima di tutto per il prezzo, poi andremo a vedere il perché. Comunque sia, sono tornato da Praga, velocissimo, vi descrivo in 20 secondi come Praga. Allora, innanzitutto non dite cazzate che lì c'è la criminalità alle stelle, perché se state in zona 3, in zona 2, in zona 1, che sarebbero quelle del centro, non vi succede assolutamente niente. Logicamente se andate a Praga a 5 o 8, non so neanche se arriva a 8 i distretti, comunque lì magari vi potrebbe succedere qualcosa che è proprio il ghetto. Comunque sia, devo dire che la birra praticamente costa meno dell'acqua, dipende, se andate a Lidl non è vero, l'acqua costa meno della birra logicamente, però comunque sia, siamo lì. Una cassetta di birra costa veramente poco, una cassetta di birra costa intorno ai 5,50€, più o meno in corona, non mi ricordo quanti erano veramente poche. E le birre singole prese così al supermercato costano una cazzata, e prese anche nei locali non costano tantissimo, penso sulle 70 corone se mi ricordo bene, che sono veramente poche, decisamente meno di quanto costa qui una birra. Devo dire che ci sono birre buone e birre che fanno cagare. A me personalmente, che piace la birra, oddio, non ti piace la birra, scandaloso. No, è che oddio, non mi piace la birra, scandaloso. A me non mi piace la birra, mi piacciono gli alcolici, ma non mi piace la birra. Mi sembra sempre di bere acqua frizzante un po' alcolica, non so se l'avete capito. Comunque sia, che non mi piace la birra, ho bevuto soltanto la birra. Ok. Poi cosa dire? Che ci sono più italiani a Praga che in Italia è assurdo, perché è sempre così. Andate in qualsiasi centro turistico nel mondo, trovate solo italiani. Italiani che si fanno sempre riconoscere. Sono il primo che ci mettiamo ad urlare i nostri cori, e gli spagnoli ci seguono a ruota. Però devo dire che noi siamo un passo sopra gli spagnoli, non ve la prendete mai, vero? Comunque sia, che dire, mi sono divertito, se mi seguite su Facebook, se mi avete tra le amicizie, avete visto un piccolo video che ho fatto, che poi ne parlerò anche di queste cuffie che ho utilizzato per farlo, dove praticamente, minchia, sembra che sto leggendo la confezione di un farmaco e la sto leggendo velocissimo per indicare le controindicazioni, ok? No, scherzo. Cosa devo dire? Che mi sono divertito tanto, perché effettivamente Praga è bella, logicamente andarci con la scuola è un po' una cagata perché sei un po' confinato, però alla fine abbiamo fatto un po' quello che volevamo, eh? Ok, cosa dire? Le ragazze di Praga non ne ho conosciute tante, ne ho conosciute spagnole, ne ho conosciute ceche, forse, non lo so, non mi ricordo molto bene, non lo so, vabbè, ok. Tutte belle, tutte, cioè, veramente alte, occhi, cioè, sì, occhi biondi, stavo dicendo. No, occhi azzurri, verdi e capelli biondi e soprattutto magre. Magre perché magre? Perché non è possibile che... Vabbè, io non abbiamo speso tanto per la pensione dell'hotel. Cioè, io devo parlare delle cuffie, mi sono trovato a parlare di Praga. Vabbè, questa cosa va... Fa niente, potete ascoltarlo. Tanto se avete 15 minuti della vostra vita da perdere, ascoltando anche come Praga in 20 secondi, forse un minuto, forse due, forse tre, ne sto mettendo. Comunque, sto andando più o meno veloce. Fatto sta che cosa vi devo dire, che è abbastanza bella, ma perché sono magri? Perché tutti gli sono magri, tutti i bestioni sembrano tutti russi?
Perché mangiano le pastine, i brodini, fanno cagare le cose che mangiano. Cioè, io mi sono ritrovato con una ciotola di queste dimensioni, cioè di un budino, quindi in Italia sarebbe un budino, dove praticamente c'era dentro del brodo, al pollo doveva essere, con dentro la pelle del pollo. Cioè, la pelle del pollo nel brodo, cioè una schifo, la pelle del pollo di Apollo, cioè, veramente faceva cagare, ragazzi, cagare. Però si mangiano poi tutte le solite pastine del cazzo, cioè alla fine comunque sia, devo dire che secondo me sanno cucinare, ma ai turisti gli sgamano e le cucinano la merda. Comunque, per quanto riguarda la tecnologia, sinceramente sono andato soltanto a Palladium, sì, sembra il nome di una palla, ma non è un centro commerciale ed è pure grosso, molto grosso, penso che abbia tipo 4 piani, più o meno, 5, forse 4. Se è una discoteca a 5 piani, solo non ci sono andato. Però ce n'è una, il centro commerciale a 4. Abbastanza bello, non ho visto tanto di tecnologia, soprattutto c'è Strasbourg, no, stavo scherzando, c'è Starbucks, no, perché c'è delle cose belle di dire, oh, ma sai che in questo posto qui c'è anche Strasbourg a Praga, cos'è Strasbourg? Cioè, fammi capire cos'è Strasbourg, vuoi dire che Starbucks? Sì, era quello, sì. Vabbè, e soprattutto c'è KFC, che è una cosa bellissima, io non so perché in Italia, dove gli italiani sono dei ciccioni, non c'è ancora il KFC, che alla fine è pollo in tutte le salse, piccante, buonissimo, costa forse meno del McDonald's, ma non c'è. Lì c'è di tutto, Burger King, McDonald's, KFC, e poi c'è un'altra cosa che non mi ricorderò mai, sembra nuovo di una bottiglia d'acqua. Comunque sia, dopo avervi parlato più di Praga che del video, cioè che delle recensioni delle cuffie, adesso passiamo alla recensione delle cuffie. Mi raccomando, statemi dietro, non so se vi ho parlato un po', perché volevo descrivermi un po' Praga com'era, perché ci sono tanti che dicono cazzo non andare a Praga perché è brutto, fa freddo, non è vero un cazzo, io sono andato ad aprile, certo che se vai a febbraio fa freddo, ma se vai ad aprile io sinceramente ho trovato sempre bel tempo, addirittura sono stato anche in maniche corte addirittura per il caldo che faceva, un po' vento però faceva anche caldo. Niente, gli hotel sono quelli che sono, lasciamo stare come abbiamo conciato l'hotel, però fa niente. Questo magari, se mi chiederete, vi parlerò di Praga, della mia esperienza a Praga in un altro video. Per adesso invece passiamo alla recensione delle cuffie, che secondo me è quella che vi più interessa, che vi interessa di più, che interessa più a voi. L'avete capito? Come si sentono queste cuffie addosso? Ovvero, cioè, io le ho usate una settimana, ve l'ho detto già prima, quindi diciamo che ve ne posso parlare. Allora, innanzitutto proviamoli subito in testa, ve l'ha già fatto vedere il comico, lui ha la testina, io ho il testone, quindi è un po' diversa la situazione, però comunque sia, le proviamo. Allora, perfetto, come vedete, cioè subito qui l'ha scritta la razza, ok, e il padiglione diciamo che è contornato all'interno, vabbè, contorno interno, due cose un po' diverse, vabbè, niente, ok. All'interno abbiamo questo, diciamo, anello marcato da tante striscette e diciamo che al grip, ovvero al tatto, è piacevole, diciamo che è abbastanza piacevole, ok. Poi, come vedete, le cuffie sono estremamente piccole, ve le posso subito paragonare, faccio un paragone, nessun confronto, non ve le voglio confrontare con altro tipo di cuffie, soltanto un paragone per la dimensione, alle solo HD della Beats, ok? Guardate, sono effettivamente, direi, forse le solo hanno dei padiglioni un po' più piccoli, però siamo quasi lì, cioè non c'è tanta differenza, ok? E magari le solo sono un po' più leggere, vediamo, sì, sono notevolmente più leggere, vabbè, però, ok. Dopodiché, sono fatte interamente di plastica gommata, diciamo, non è lucida come quella delle solo HD, ok? E inoltre i cuscinetti sono in gomma, non in pelle o ecopelle, quel che cazzo è sta roba, ma sono in gomma, quindi abbastanza rigidi. L'anello interno è anch'esso in gomma, rosso, di colore rosso sul modello nero. Cos'altro dire? Ci sono due entrate per i jack da 3,5 standard, come al solito.
due entrate che sarebbe in auto o out in o in in, stessa cosa, non cambia niente, come del resto c'erano nelle Pro sempre della Beats, altri livelli logicamente, e come c'erano nelle Mixer della Beats, siamo ad altri livelli, logicamente anche per il prezzo un po' differente, quindi sono un po' sono diverse come cuffie. Comunque sia, cosa dire del resto? Come si sentono queste cuffie? Allora, devo dire che per essere... Partiamo subito dall'isolamento, che forse è la cosa che mi ha schifato un po' di più. Allora, per essere delle headphone, quindi che coprono le orecchie interamente, perché i padiglioni dovrebbero coprire interamente le orecchie, si sente tanto l'esterno. Le ho fatte provare anche a dei miei amici, le abbiamo confrontate con le cuffie che c'erano lì, in questo caso solo HD Mixer, e in quel momento lì avevo in studio, va bene? Le abbiamo confrontate, logicamente non hanno come tecnologia il noise cancelling, quindi la cancellazione del rumore esterno attiva, non ce l'hanno. Però comunque sia, neanche le solo HD, neanche le Mixer e le Pro ce l'hanno, logicamente si sentono, si sente il volume più alto, però ok. I materiali però in gomma, così, non diciamo che non ovattano abbastanza le orecchie da non permettere di sentire fuori, quindi diciamo che un po' di rumore lo sentite, non siete completamente isolati. Da un certo punto di vista, per la sicurezza è una cosa positiva, perché sentite l'esterno, per esempio se andate in giro a piedi, le macchine le riuscite a sentire, mentre se andate in giro con delle Mixer o delle solo HD o addirittura delle Pro a piedi, se non sentite una macchina vi tira sotto. Questo qui, ve lo dico sinceramente. Boom, ok. Poi, quindi diciamo che la pecca è un po' la cancellazione del rumore esterno. Però, per quanto riguarda il suono, io direi che si sentono, per costare su Amazon 56 euro, prezzo di listino in negozio 160, ma su Amazon 56 uno sconto assurdo, di quasi, cos'è, 110 euro, assurdo veramente, 114, siamo lì, per costare così poco si sentono veramente bene, non hanno troppi bassi, ovvero non amplificano troppi bassi, ma hanno un suono diciamo equilibrato. Se dovessi consigliare le West by Raza o le solo HD, non le solo due, attenti, le solo HD per il prezzo, consiglierei le West by Raza. Adesso tutti diranno: cavolo, ma fino a poco tempo fa dicevi che la Beats era la miglior marca e tutto. Noi non abbiamo detto la miglior marca, noi abbiamo detto che è la miglior marca per la musica che ascoltiamo noi. Logicamente, se provate ad ascoltare una canzone come Coco, che ha dei bassi assurdi quella canzone, e che vanno sentiti, cioè che è piacevole sentirli in testa, ok, avete capito, perfetto, che è piacevole sentirli, con queste cuffie qui non potete assolutamente, perché non rendono a pieno, ma con le solo HD già siete un gradino in più. Ma dal momento che dovete sentire un altro tipo di musica che non includa soltanto i bassi, quindi quasi tutte le canzoni, diciamo che le solo HD sono troppo, perché si sentono, vengono amplificati troppo, mentre le WESC hanno un suono equilibrato alla fine. Il suono in uscita dai telefoni, dagli iPod, non è altissimo, quindi potete spingere al massimo, non è altissimo, non fanno così tanto casino, ma si mantengono. Soprattutto ad alti livelli non grattano, e questo è piacevole per delle cuffie che non costano tantissimo, veramente piacevole. Ho provato cuffie che costavano 30 euro, che appena alzavi di un tocchettino, dove il livello dell'iPhone diventa rosso, ovvero siamo sopra il... 60% 70% grattano in una maniera assurda. Devo dire che questi invece meritano. Cosa posso dire d'altro? Leggere, comode, difficili da levare dalla testa anche se fate movimenti bruschi. E cosa dire? Cioè, sono delle cuffie che io consiglio. Logicamente ci sono un sacco di cuffie a questo prezzo, un sacco di cuffie e altri modelli che non sono Beats, ma io in questo momento, se dovessi consigliare delle solo HD e delle West by Raza,
solo HD, non solo 2, ricordo, specifichiamo bene. Io consiglio le West by Razza, le Chamber, le West Chambers by Razza, perché sono, sinceramente, secondo me si sentono bene. Comunque sia, da questa recensione è tutto, recensione fatta un po' così, un po' veloce, un po' di confronto con altre cuffie, con le Beats, come al solito, ok? Per questa recensione è tutto, spero di essere stato abbastanza chiaro. Ricordo, su Amazon 56 euro, secondo me ne vale la pena, forse quelle bianche un po' di, costano un po' di più, non mi ricordo, bisognerebbe andare a vedere, ok? Ricordo, mettete mi piace al blog del Comico K3, blog del Comico K3 su Facebook, è una pagina, quindi mettete un bel mi piace, quello sì, da ci sta. Se non vi è piaciuto il video, mettete non mi piace, non mi interessa, sinceramente. Poi vediamo, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, però di solito l'avete già fatto chi vede il video. E niente, del resto fate quello che volete. Al prossimo blog del Comico K3 spero ci sia anche il comico. No, coglione! Ma che coglione sei? Ma cosa sei, un birra, tutta la birra? Tutta la birra addosso! Tutta la birra addosso! Tutta la birra addosso!